Paola Di Benedetto tradisce il suo fidanzato con Monte, prima di partire voleva dei figli. Avete presente quel momento in cui Francesco Monte veniva tradito di fronte a tutta Italia e poi nelle interviste in cui parlava di Cecilia spiegava che prima di partire progettavano di sposarsi e di avere un figlio insieme? Bene, tutto questo si sta ripetendo. Per il momento il fidanzato di Paola Di Benedetto non ha ancora avuto modo di entrare nei salotto TV, ma entra a pieno diritto nella cronaca rosa grazie alla lettera che ha scritto al settimanale Di Più, lettera che potrete trovare in edicola con il numero di questa settimana. A scrivere la lettera è Matteo Gentili, calciatore e fidanzato di Paola Di Benedetto. La bella madre natura naufraga sull'isola dei famosi 2018. Probabilmente Matteo adesso è l'ex di Paola, o forse lo era già da prima. Mentre la ragazza sull'isola si avvicinava in modo pericoloso a Francesco Monte, in Italia a guardare le sue gesta a quanto pare, c'era Matteo, che non era ancora il suo ex, almeno secondo la sua versione. Nella lettera che Matteo ha scritto a Di Più spiega che prima di partire per l'Honduras Paola si diceva innamorata di lui, di quello che era l'uomo della sua vita, l'uomo con il quale avere una famiglia e dei figli. Che cosa è successo dopo? Secondo Matteo la donna che amava prima di questo reality non esiste più e ha dimenticato, dopo neppure qualche giorno, tutto quello che si erano promessi prima che lei andasse via. Per carità, Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire, ma come hai potuto buttarti tra le sue braccia subito? Non hai pensato alle conseguenze? È questa una delle frasi della lunga lettera che il calciatore ha scritto e inviato al settimanale Di Più. Il calciatore poi spiega che Paola potrebbe rispondere a queste accuse dicendo che lei è una donna libera, ma che le cose non stanno proprio in questo modo. Secondo Matteo infatti lui e Paola stavano vivendo un momento di crisi, un periodo difficile, ma non potevano considerarsi singoli. Il calciatore spiega che questo momento di crisi è iniziato a novembre, quando lei si è trasferita a Milano per lavorare a Colorado mentre lui è rimasto in Toscana, non si può muovere visto che è legato a una squadra di calcio. Anche in passato però non avevano vissuto nella stessa città, ma questo non aveva distrutto il legame che esisteva, anzi, lo aveva rafforzato. Matteo spiega che prima di Natale Paola, con una telefonata, gli aveva detto che voleva stare un po' da sola, per riflettere. A lui è crollato il mondo addosso, ma a quanto pare a Paola invece questa pausa è servita a capire che forse non è più innamorata.